Allora, continuiamo la lettura delle novelle di Renato Fucini. Quella che vi leggo oggi però è di un tono diverso, cioè non è da sorridere, semmai è da riflettere, è Vanno in Maremma. Allora, diciamo che nella seconda metà dell'Ottocento c'era ancora una migrazione interna in Toscana fra la montagna pistoiese e la Maremma. All'inizio dell'inverno le famiglie che non potevano permettersi di passare l'inverno in montagna, non avevano riserva di cibo, di legna e soprattutto non avevano casa riscaldata, si trasferivano in piano in Maremma. Poi, dove le condizioni erano migliori. Poi all'inizio dell'estate, al cambio di stagione, allora le condizioni ambientali si invertivano, cioè diventava agevole stare in montagna e non lo era stare in Maremma, dove il caldo risvegliava i miasmi della palude e soprattutto le zanzare che portavano la malaria. Quindi c'era questo movimento e Fucini fa un quadretto di una famiglia che va appunto dalla montagna in Maremma, ma anche questa volta inizio col commento di Dino Provenzal che fa questa novella. E dice Provenzal: più che una novella è un quadretto, uno squallido paesaggio invernale, un gruppo di povera gente, un'aurea di miseria passata a cui un'altra miseria succederà. Ma non un gesto di ribellione, serena sottomissione ai voleri di Dio, tanto più forte incombe il dovere dei ricchi, anche di chi ricco non è, disgraziatamente, ho da pensare troppo a me. Dirà infatti il protagonista. E inizia la lettura. Questa me la raccontò nel canto del fuoco l'amico Raffaello, quella sera che mi invitò a cena a mangiare le pappardelle sulla lepre. Il 6 di dicembre dell'anno passato, te ne ricorderai, e se non te lo ricordi non importa, fece un tempo da diavoli. A guardare la montagna poi era uno spavento, anche di qua giù si sentiva la romba della bufera che mugolava tra i castagni, mandando fino a noi qualche foglia secca insieme col nevischio che strepitava sui vetri delle finestre come la grandine. Io sono fatto peggio delle gru, più cattivo è il tempo e più sento il bisogno d'essere in giro, e voglio uscire con lo schioppo in cerca di qualche animale. A mezzo miglio da casa, sulla via maestra, incontrai Maso del Gallo, tutto imbacuccato, e lo fermai per sentire se sapeva punto di beccaccini. Dio signore, sor Raffaello, mi disse soffiandosi nelle mani, non mi faccia fermare, mi par d'essere diventato un pezzo di marmo. Insegnami un beccaccino, ma ce n'ho uno nella madia che l'ammazzai l'altra sera all'aspetto. Se vuol quello, lo vado a pigliare, ma altri non ne so davvero. O come mai? O dove li vuol trovare, benedetto lei? Se è tutta una sfera di ghiaccio, torni, torni indietro che piglierà un malanno, ma non lo sente che lavoro è questo? Infatti, si durava fatica a star ritti, tanta era la forza del vento gelato, che avendoci voltato contro le spalle ci tormentava sbatacchiandoci nel collo un nevischio duro e tagliente come il vetro. Distratto da una truppa di 5 persone che ci passarono d'accanto, domandai a Maso: «O quei disgraziati? Son montanini, non le vede? Vanno in Maremma. Arrivederlo, signoria, in bocca al lupo, ma torni indietro, dia retta a me. Brrr!» E si allontanò lesto lesto, battendo forti i piedi per riscaldarsi. Io rimasi un momento a guardare, impensierito quei poveri diavoli. Quella era di certo una delle tante famiglie che d'inverno emigrano dalla montagna snidate dal rigore della stagione e dalla fame. Il babbo, la mamma, 2 ragazzetti sotto i 12 anni e una bambina che, come seppi dopo, ne aveva 8 appena compiuti. Il babbo, un ometto sulla cinquantina, basso, già curvo, con le gambe a roncolo, stava davanti alla piccola brigata, strascicandosi dietro faticosamente i suoi gravi zoccoli con le suola di legno alte 3 dita. Aveva in capo un berrettaccio intignato di pelle di volpe, calzoni formati di 100 toppe altrettanti colori sudici e sbiaditi e una giacchetta di mezza lana.
di sotto alla quale scaturiva la lama di una roncola e il manico di una mannaietta, raccomandate alla cintola, e teneva per il ferro una scure, servendosene come una mazza. Col bastone si teneva sulla spalla sinistra un sacchetto di castagne. Dietro di lui subito venivano i due bambini, vestiti pressappoco come il babbo, con più uno straccio di pezzola passata sopra al berretto e legata sotto la gola per difendersi il collo dalla neve. Il primo, con un ombrellone a tracolla tenuto da uno spago, se la rideva, divertendosi a fare passi lunghi dietro a quelli del babbo, mentre tirava a stratte misurate il fratello minore che gli andava dietro frignando e zoppicando, forse pei geloni ammaccati dentro a un paio di scarponi da uomo sfondati e senza il legacciolo. Questo piccolo disgraziato, a forza di asciugarsi il moccio e le lacrime con la manica della giacchetta, se l'era ridotta fino al gomito un cartoccio di ghiaccio. 10 passi addietro veniva la mamma, pallida, smunta, impettita con gli occhi a terra, camminando a ondate gravi come tutti gli abitanti della montagna, la quale, avendo infilato il braccio sinistro nel manico d'un paniere, teneva la mano sotto al grembiule e con l'altra quasi strascicava la bambina, che, inciampando su in tutti i sassi, le andava dietro come un orsacchiotto, rinfagottata in quel lacero giacchettone da uomo che le toccava terra. Aveva i suoi duri zoccoletti di legno e le mani rinvoltate dentro a degli stracci fermati al polso col fin di ginestra. La strada doveva loro sembrare in quel momento poco faticosa, perché il vento se li portava quasi in collo e li balestrava ora qua, ora e là dalla via, facendo schioccare come fruste quei po' di cenci che avevano addosso. Vanno in maremma, aveva detto Maso. Quando ci arriveranno? Come ci arriveranno? Questo chiedevo a me stesso e non sapevo levar gli occhi da addosso a quel compassionevole gruppo, che tra pochi minuti non avrei più potuto scorgere attraverso alla nebbia del nevischio. Volli andargli incontro, volli discorrere col vecchio capofila e affrettando il passo in pochi salti li fui accanto. Stagionaccia, galantuomo, dissi per attaccar discorso. Bella non è davvero, signor mio. Andate molto lontano? Per le maremme? In che luogo? A Talamone. Egli, vedendomi fare un movimento che voleva dire per Dio, di quelli che chi li tiene in corpo è bravo, mi guardò e sorrise e continuò. Non c'è mica poi tanto, sapete. Di qui passerà poco le 100 miglia. Si va su, adagio adagio, e con l'aiuto di Dio a quest'altra settimana o alla più lunga al sabato s'arriva. La strada, non dubitate, la conosco bene, sono 35 anni che la faccio. La sorte mi ha sempre assistito e per grazia del cielo eccomi qua. L'anno passato ci menai questo solo, disse accennandomi con una spallata al bambino che misurava il passo, il quale nel sentirsi rammentare perse il tempo per guardarmi e dando un inciampone negli zoccoli del padre andò a sbattere il naso nel sacchetto delle castagne che il vecchio teneva sulla spalla. Ci menai questo solo l'altr'anno, fino a Grosseto come Dio volle ce la fece. Lì però gli si sbucciò un piede e mi toccò portarmelo a cavalluccio. Sono poche miglia di lì a Talamone, ma quest'anno, caro signore, mi è toccato menarli tutti. È la tua famiglia questa? Questi due sono miei, sì signore. E quella bimbetta lì, se la guardate a 8 anni finiti, ma non gliel se ne darebbe 6 da gran patimenti di sua madre, che non gli ha mai voluto bene, è d'un mio fratello, che l'anno di là mi morì alla macchia, d'una perniciosa, cioè di malaria. Mi si raccomandò tanto che ci pensassi io, che quando la sua mamma quest'agosto riprese marito, non gliela volli lasciare. E come che avendo anche l'approvazione del curato, non gliela rendo più. E quella è Zita, la mia moglie. Buongiorno sposa, risposi a un saluto malinconico che mi fece con gli occhi, muovendo appena la testa. E perché dovendo condurre questi poveri piccini non sei andato col vapore, cioè col treno, dice, o almeno con un po' di barroccio? Beh, ci sarei andato volentieri anch'io, caro signore, con un bel barroccio. Ma ci si va anche con poco, disse guardandomi sgomento. Ma come si fa?
Se le cose andranno bene, state allegri, ragazzi, disse rivolgendosi ai piccini. Si vedrà di farne un poco di barroccio al ritorno. Più volentieri, continuò rivolgendosi di nuovo a me, più volentieri li avrei fatti restare tutti a casa. Ma non avevo da lasciargli nulla, signor mio, nulla, ne manca un po' di farina per svernare. Sta bene, ma per la via come la rimedi? Beh, si fa alla meglio a dirlo a voi. Si va alla carità di questi contadini. E per dirla giusta, fino a qui non me l'hanno mai recusata, una capanna per dormire e un tozzarello di pane. Lì ci abbiamo dei necci. I necci sono delle schiacciate di farina dolce fatte fra due piastre sulla fiamma. E mi accennò il paniere della moglie, e qui dentro c'ho delle castagne, che se non ci seguono disgrazie di doverci fermare, ci basta quasi per arrivare al posto. Detti un'occhiata al paniere, al sacchetto e a quelle cinque facce sofferenti e mi sentii correre istintivamente la mano al portafogli. Presi quel poco che mi parve, perché e tu lo sai, disgraziatamente ho da pensare troppo a me, cioè un po' d'egoismo, ci sia anche quello, e accostandomi al bambino maggiore gli detti con cautela perché non lo vedesse suo padre un piccolo foglio. Mi guardò spaurito. Guardò quello che aveva in mano e chiamando suo padre incominciò a gridare: «Oh babbo, oh babbo, guardate cosa mi ha dato questo signore! Oh cos'è, oh cos'è!» «Digli, Dio vi rimeriti a quel signore, Tonino, digli, Dio vi rimeriti!» «Non importa, non importa, addio monello, buon viaggio e buona fortuna, galantuomo!» «Altrettanto a voi, signore, e state fiero!» Quando la madre, che aveva mantenuto i suoi 10 passi di distanza, mi passò davanti, Dio vi benedica, mi disse, e stetti qualche momento a vederli allontanare tra la bufera che rammulinava la neve, sempre più gelata e più folta, fischiando attraverso gli alberi brulli della via. Qui Raffaello si interruppe per dire a Gano che buttasse un altro ciocco sul fuoco, poi, dopo essere rimasto qualche momento a capobasso a pensare, lo rialzò per domandarmi che ne sarà stato. Grazie, alla prossima.